Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sarà un video un po' diverso dagli altri, però visto che me l'avete chiesto, questo mi fa molto molto piacere. In generale voglio iniziare a fare un po' di video su aspetti un po' dedicati al mindset di vita, ok? Quindi a come rapportarvi alla vita, come cercare di vivere un po' più serenamente, perché generalmente questo è un canale dedicato al bodybuilding e al bodybuilding fatto ad un livello e fatto con un'ottica di professionismo, diciamo. Quindi, logicamente stiamo parlando di uno sport che ci porta a mettere in gioco tanto, ci condiziona tanto nella vita, e molte persone, come in tutti gli sport fatti in maniera agonistica, fatti in maniera seria, ok, ad alto livello, molte persone si sentono costrette in qualche modo e si sentono di dover trovare in qualche modo un equilibrio. E quindi voglio cercare con questi video di darvi degli spunti che spero possano essere interessanti. Per cui se cercate un video tecnico sul bodybuilding non è questo, e skippate perché inizierò a parlare di cose e riflessioni prettamente personali. Quindi non voglio ricadere in una motivazione da quattro spicci, sono veramente mie considerazioni personali, quindi prendetele come tali. Quello di cui voglio parlare oggi è uno degli approcci che abbiamo noi alla vita, ossia che ci approcciamo sempre per ricevere e non per dare. Ora, realmente gran parte dei problemi che noi abbiamo, che ci impediscono di vivere con serenità, deriva da alcuni mindset in cui ricrediamo, che vengono incentivati dalla società attuale, ok? Se ci pensate, rispetto al secolo scorso, siamo costantemente bombardati da input sempre più penetranti nella nostra vita. Ormai qualsiasi cosa ci entra in casa tramite uno smartphone, un cellulare, ci arrivano messaggi sempre più penetranti. È iniziata con la televisione, ok? In cui in casa iniziavano ad arrivare dei messaggi. Prima erano soltanto fuori, magari con degli annunci in generale, poi è iniziato con la radio, poi con la televisione, ormai con lo smartphone, quindi veramente con qualsiasi navigazione su internet. L'altro giorno Giorgia si è scaricata una nuova app perché stava provando con delle ragazze per il ciclo mestruale, è stata bombardata nelle mail, in qualsiasi annuncio del genere, di annunci riguardo ai bambini. Ok, quindi capite quanto sono penetrante, quanto è penetrante la società attuale. E generalmente la direzione in cui ci porta questa società è quella di diventare molto egoisti, generalmente di metterci al primo piano. E ormai le persone stanno in questo paradossale situazione in cui sono molto egoisti, cioè facciamo delle scelte tendenzialmente egoistiche, ma non siamo in grado di amare noi stessi. E questo magari sarà il tema di un altro video. E uno dei problemi che ci crea questo atteggiamento, uno dei sintomi, diciamo, più penetranti, è proprio quello di rapportarci all'altro con un'ottica di ricevere e non di dare. Ora, alla base della serenità dell'uomo, e questo è un qualcosa che è stato dimostrato fortemente, secondo me, ed è il messaggio più importante che deve derivare da tutta questa esperienza del Covid, alla base della felicità dell'uomo c'è un fortissimo impulso nella connessione interpersonale. Cioè, pensate a quanto le persone sono state a disagio col discorso dei lockdown. Tendenzialmente ti dicono non lavorare, rimani a casa, stai tranquillo, guarda Netflix, eccetera. E ci sono state tantissime persone di cui purtroppo si parla veramente poco, che sono entrate in depressione, che hanno sviluppato tantissimi disturbi dell'umore o disturbi sintomatici. Molte persone hanno sviluppato dei disturbi del comportamento alimentare per questa situazione di forte depressione in cui ci ritrovavamo, perché non riuscivamo più a stabilire delle connessioni reali. Quindi potevamo avere tutte le connessioni su Instagram, ma non c'erano connessioni reali. Quindi la connessione interpersonale è veramente alla base della nostra serenità e felicità. Guardate Into the Wild, il film, dimostra proprio questo, che tu, è vero, prima di essere felice in generale devi imparare a essere felice stando con te stesso, ma è anche vero che qualsiasi emozione, qualsiasi sensazione che abbiamo nella nostra vita non sarà mai vissuta appieno se non la condividiamo con gli altri. Quindi connessione interpersonale. Ora, prendetevi un attimo per pensare alle persone con cui siete più felici, persone che vi stanno più a cuore, che vi sono più vicine, che vi danno più gioia in assoluto. Ecco, queste persone vi danno gioia non per quello che fanno o quello che dicono o per come sono di per sé, ma vi danno gioia per quello che trasmettono, per quello che vi riescono a dare, perché vi danno concretamente un qualcosa. Ora, logicamente voi potete fare tante cose per le persone, però qua parliamo di un qualcosa di un po' più penetrante. Se vi rapportate agli altri con l'idea di ricevere un qualcosa, voi mettete automaticamente una barriera, un muro. Non riuscite a stabilire una connessione con questa persona. Perché, di nuovo, queste persone che voi avete vicino, voi riuscite a sentire esattamente che vi stanno dando. Pensate semplicemente nei film. Quante volte avete visto un film
americano, di quelli romantici, eccetera, in cui una donna diceva: no, perché lui è stato là ad ascoltarmi, mi ascolta veramente. E questo è sintomatico di questa cosa, cioè il bisogno di avere qualcuno in cui mi ascolta veramente, cioè è là per me, sta cercando di dare un qualcosa, anche semplicemente ascoltandomi, quindi anche con un atteggiamento, se vogliamo, passivo. Pensate ai genitori. Ok, prendiamo i genitori e pensate magari una volta che avete chiesto a vostra madre o che vostro figlio o vostra figlia vi ha chiesto di accompagnarlo da qualche parte. Ora, l'approccio dei genitori può essere duplice. Da una parte fa questa cosa perché è in dovere di farlo, perché sennò magari la figlia deve prendere l'autobus, gli sta attaccando il missilone, come si dice a Roma, e ok, va, ti accompagno, non ce la faccio più. Vado, ti accompagno e l'idea è che sto facendo questa azione di accompagnarti perché realmente mi sento in dovere di farlo, perché non c'è altra soluzione, quindi comunque lo faccio per ricevere un qualcosa, anche mio, personale, un qualcosa da un punto di vista egoistico, cioè voglio ricevere, voglio sentire che ok, ti ho accompagnato, via, mi sono tolto il problema. E questa cosa, la persona che viene accompagnata, in questo caso il figlio o la figlia, la percepisce, perché si sente: oddio, sto pesando su mamma, oddio, che pizza, sta così, sta disposta, mamma o papà che sia, insomma. Pensate invece a una situazione in cui la figlia viene, o il figlio viene, e chiede: mamma, mi puoi accompagnare? Papà, mi puoi accompagnare? E il genitore dice: sì, cavolo, ti accompagno. Perché voglio accompagnarti? Perché voglio darti. Voglio spendere un momento con te e voglio darti un qualcosa perché sei mia figlia e un mio figlio di nuovo e quindi voglio concretamente aiutarti per andare in quel posto, per evitarti di prendere l'autobus, eccetera. Vedete, la stessa azione può avere due impatti totalmente diversi tra due persone, anche molto strette, in cui da una parte si crea una connessione e dall'altra questa connessione non si crea. Ora, questo esempio innanzitutto non vuole essere un rimprovero a chiunque non accompagna i figli o è scocciato per l'accompagnare i figli, sia chiaro, però è un esempio che dimostra come tante azioni che noi facciamo nel quotidiano siano azioni che possono o meno, anche a parità di evento di per sé, di quello che facciamo, possono o meno stabilire delle connessioni. E quindi in un caso, riprendiamo sempre l'esempio, il genitore tornerà a casa che è stato scocciato e si è scocciato di accompagnare il figlio o la figlia e si sente: ok, questa l'ho fatta, adesso me ne deve una, magari, non mi scoccerà questo weekend per accompagnarlo da quell'altra parte, oppure torna a casa contento di aver stabilito un buon momento padre-figlio, madre-figlia, eccetera, eccetera. E quindi si sarà arricchito. Quindi anche io che faccio questa stessa azione, fatta con l'ottica del dare, mi arricchisco. E vedete, questo è un problema molto molto importante che noi tutti abbiamo. È importante fare le cose soltanto nel momento in cui siamo messi nella condizione di poter dare. Ossia, se voi non potete dare, ma fate un qualcosa soltanto per ricevere, e attenzione, il confine è molto molto sottile, perché alla base qualsiasi azione umana è mossa comunque da una componente egoistica. Di nuovo, magari la madre vuole passare del tempo con la figlia, quindi sì, sto dando, però sto dando anche a me stesso. Però è proprio questo il confine molto sottile. Qualsiasi scelta voi facciate, fatela soltanto se potete concretamente dare nella vostra vita. Quindi non dovete aver paura di dire no. Mettetevi sempre al primo posto in questo. Però dovete farlo non con un atteggiamento di sterile egoismo, ma con un reale e concreto amore verso voi stessi. Poi la selezione delle persone si crea. Sono dell'idea che dobbiamo capire quello che può darci ogni persona che c'è vicino, ogni amico che c'è vicino, quindi ci sono amici che ci diranno no ad alcune cose, ci sono amici che ci diranno sì, però la cosa importante è che nel momento in cui una persona ci dice di sì, lo fa realmente per dare, non semplicemente per ricevere. E là si creano delle connessioni e là riusciamo a fare un po' una cernita di tutte le persone che ci orbitano intorno, perché io voglio che intorno a me ci siano persone con cui stabilisco delle connessioni vere. E proprio questo discorso del ragionare sempre nell'ottica di dare e non di ricevere è fondamentale. Per cui partite sempre da voi, mettetevi al primo posto, non abbiate paura di dire no a qualsiasi situazione, a qualsiasi contesto in cui state, ma nel momento in cui realmente potete dare un qualcosa, allora datelo, muovetevi sempre per dare. E attenzione, perché questo discorso è un discorso che tocca dei contesti molto più ampi. Ora, riprendiamo sempre i film, perché in qualche modo i film dicono tanto di quello che è la persona, semplificano, magari banalizzano certi concetti, però sanno andare tanto nel profondo se abbiamo le chiavi di lettura giuste. Ora, nei film, se ci pensate, quando pensate a
un architetto di successo, a un medico di successo, a un avvocato di successo, quello che vi pare. Tutte queste persone perché scelgono quella carriera? Perché noi associamo l'architetto di successo? Che cos'è che fa l'architetto? L'architetto dà, fa quel lavoro per passione, per poter dare un qualcosa, per poter dare un nuovo grattacielo nella skyline di New York, per poter creare un bellissimo monumento in una città fantastica, dare un qualcosa, non lo fa per ricevere. Non soltanto, la differenza è proprio questa, lo stereotipo che è reale della persona di successo, una persona che fa quel che deve fare per dare, non per ricevere, perché se voi intraprendete qualsiasi carriera, qualsiasi percorso della vostra vita con l'ottica di ricevere, è perché guadagno tot, è perché posso ottenere questo, allora non sarete mai realmente sereni, non sarete mai realmente felici, perché state facendo un qualcosa solo nell'ottica di ricevere, non state dando, perché è il dare, il creare connessioni, anche connessioni sparse ad ampio raggio, come per l'appunto creare un grattacielo che arriverà a tantissime persone, è questo dare, questo creare connessioni in giro che permette alla persona di essere realmente felice. Vi posso fare il mio esempio: io realmente ho iniziato un percorso universitario, ho iniziato proprio il praticantato per fare l'avvocato, ma era qualcosa che realmente facevo per ricevere, non per dare, perché non sentivo di poter dare con effettivamente qualcosa, o meglio, credevo di poterlo fare perché per eccellenza l'avvocato dà qualcosa, aiuta le persone in qualche modo, però realmente quando ho iniziato a fare il praticantato mi sono accorto che non stavo dando, io personalmente, Ludovico, non stavo dando in questa attività, non mi sentivo realizzato, non mi sentivo di dare, è qualcosa che facevo perché andava fatto in qualche modo, per ricevere, perché era il lavoro, perché dovevo lavorare. Giustamente, devo crearmi un futuro. E questo è stato il primo motore che inconsciamente, perché non ho mai riflettuto su questo, l'ho visto ex post, ma è stato il primo motore che mi ha spinto a dedicarmi in questo settore del fitness. Perché? Perché mi sono messo in un ambiente in cui realmente potevo dare. Adesso che sto facendo questo video, io sto dando, sto creando delle connessioni. Perché? Perché parlo la stessa vostra lingua. Parliamo tutti la stessa lingua, cosa che non facevo quando facevo l'avvocato o in qualsiasi altro lavoro eventualmente che avrei fatto. Non avrei parlato la stessa lingua, non avrei creato connessioni con le persone, avrei messo un muro, faccio quello che devo fare soltanto per ricevere. Quindi questo è un qualcosa di importante che vi dovrebbe guidare nella scelta del vostro percorso. Quando siete davanti a qualsiasi scelta, quando siete davanti a qualsiasi bivio della vostra vita, in questo periodo di lockdown molti di noi hanno sicuramente riflettuto su quelle che sono i panorami che abbiamo davanti a noi. Allora chiedetevi realmente: io quello che faccio, quanto lo faccio per ricevere e quanto lo sto facendo invece per dare un qualcosa? Perché molto spesso posso scegliere un percorso totalmente diverso, che sarà anche meno remunerativo, che in termini prettamente economici, se vogliamo, perché purtroppo la società attualmente ci spinge a ragionare tutto da un punto di vista economico, mi dà molto meno, però io sto dando in quel percorso. Quindi paradossalmente quando sto dando creo realmente delle connessioni, e quando creo connessioni ricevo la cosa più preziosa del mondo, che non sono i soldi, ma è soddisfazione personale, è amore, è interconnessione con il prossimo, che è la cosa più preziosa che abbiamo in questo mondo e che tutta questa esperienza di lockdown ci ha insegnato. Quindi il mio consiglio, una delle mie riflessioni, una cosa che vedo in generale nelle persone è sempre questa difficoltà del distinguere quando è che sto dando e quando è che faccio un qualcosa semplicemente per ricevere. Cercate di dare, date sempre, trovate una vostra nicchia, trovate un vostro modus operandi, trovate delle persone che stanno intorno a voi, nella vostra cerchia, a cui potete dare. Perché se avete una persona vicino a cui non potete dare, allora non è una persona che realmente a sua volta vi sta dando qualcosa. State in un rapporto in cui state l'uno con l'altro per ricevere, che sia amicizia, che sia amore, sentimentale, quello che volete, però state l'uno con l'altro, l'uno con l'altra, o l'altra con l'altra, per ricevere esclusivamente. E quindi non è una persona che vale la pena tenere vicino. Non è che dovete litigarci per carità, però non vale la pena tenere così tanto vicino. C'è qualcosa che non va, e magari è semplicemente un problema che dovete risolvere. Però cercate di riflettere su questo, perché può essere una chiave di lettura. Ora non so se tutto quello che ho detto fa realmente senso. Non si dice fa senso. Ha senso, ecco. Traduzione in inglese. Non so se quello che ho detto ha realmente senso per voi, e spero di avervi lasciato comunque un messaggio positivo.
Se così non è, scrivetemelo nei commenti che smetto con questi pallosissimi video in qualche modo, però se vi ha lasciato qualcosa di positivo, allo stesso tempo scrivetemelo, che è sicuramente un modo per me e un incentivo per continuare con delle riflessioni del genere. Con questo vi saluto e come al solito ci vediamo al prossimo video.